con questo bel sottofondo musicale del Gladiatore, lui, Francesco Garisto, entra in campo con la coppia di Frissoni. Questo passo del Frisone tipico. Comincio come ogni anno ormai, è un discorso, è un rito che si susegue. Parto con i ringraziamenti principalmente, senza offendere nessuno, principalmente a tutto il team dell'Israel Orange che si è impegnato in pieno quest'anno. Bravi! Per la realizzazione di questo evento. Penso che agli occhi della gente abbiamo dato un'impronta significativa nel mondo del cavallo nelle serre. Vorrei ringraziare i gruppi che sono stati presenti oggi, scusate se dimentico qualcuno, CB American Horse, Orso Valley, Serra Horse, Durante Horse, Sestito Horse, Alessia Gillette che è venuta da lontano, Western Ranch. Intanto Erbonzi Range, scusate, avevo dimenticato, sì, errore mio, purtroppo è l'emozione, scusate. Un ringraziamento particolare al Bonzi Range che oggi si è presentato qui con delle magliette gialle, non capiamo il motivo, però va bene lo stesso. E intanto volevo comunque anticipare che ci sono le premiazioni. I premi, gli importi che sono stati inseriti nelle gare vengono destinati ai premi. Non abbiamo fatto come l'altro anno che davamo in premio il mangime, queste storie qui, perché c'erano troppo lamentele. Insomma, abbiamo fatto un primo, secondo posto, primo, secondo e terzo posto per ogni categoria e abbiamo affiancato sia una coppa con una medaglietta come premio e sia il premio in denaro. Intanto volevo ringraziare, per non dimenticare, Radio Serra con Brunello che ci ormai da anni è il nostro assistente tecnico, è quello che ci presenta al mondo esterno tramite radio, GGJ che quest'anno dopo tre lunghi anni di attesa si è presentato e che sta facendo anche la diretta. E poi volevo, scusate se dimentico qualcuno, ma le persone da ringraziare sono tantissime, lo speaker e chi ha seguito le gare, che è il nostro Antonello Catania con il figlio Francesco, che sono sempre presenti, sempre con noi. E il nostro, sì, io l'avevo lasciato per ultimo, ma non per ordine di grandezza, il nostro Bruno Tucci che insomma dietro le quinte dirige tutta l'organizzazione dell'Israel Orange. Infine Garisto mi aveva preannunciato da un mese a questa parte un'organizzazione. Garisto, un attimo di attenzione per favore, so che sei impegnato. Volevo ringraziare Garisto per la presenza, perché mi aveva già anticipato un mese fa di fare uno spettacolo che mi avrebbe lasciato a bocca aperta. Volevo però sottolineare che lo spettacolo sì è stato ideato da Garisto, ma i complimenti vanno ai ragazzi principalmente che si sono impegnati tanto in questo periodo per realizzare questo spettacolo che è stato bellissimo, degno di nota, degno di Fiera Cavalli Verona. E infine volevo ringraziare, ma non per ultimi, mia moglie, mia cognata, insomma tutti quelli che sono stati dietro le quinte per soddisfare al meglio il pranzo, il beverage, insomma di tutti. Il team è stato un team importantissimo, fatto di tante persone, di tanti amici stretti che sono venuti in supporto oggi per far sì che venga fuori un evento nel migliore dei modi. Io vi lascio con le premiazioni, volevo far venire avanti i primi, secondi e terzi classificati e farli salire sul palco per premiarli. E intanto se mi date la lista. Ed ecco le premiazioni di oggi 23 luglio 2023, terzo equiraduno Israel Orange a Spadola.
fra un po' ci sarà anche il taglio della torta. Allora, intanto iniziamo con la gara di velocità e partiamo dalla terza. Facciamo come io nomino i vincitori, sono pregati di salire sul palco per le foto di rito. Partiamo dal terzo classificato, che è Clemente Ceniti, con un tempo di 9,9. Clemente, sei pregato di salire sul palco. Infine premiamo Alessia Angilletta con un tempo di 9,5, e non dimenticare che si sono partiti da Gioiosa Ionica per venire qui. Siamo onorati della vostra presenza. Complimenti ancora ad Alessia. Clemente, se puoi salire sul palco. E Damiano pure. Sì, per favore fate le foto. Damiano, aspetta la messa già. Partiamo nella pole con il terzo classificato con un tempo di 26,9, Durante Nicola, è pregato di salire sul palco. Un applauso per Nicola Durante. Sì, grazie. Con un tempo di 25 netto, Pupo Damiano. Damiano si porta a casa un'altra vittoria. E poi previamo, ormai è scontata la vittoria di Giuseppe Capone da anni, ma dobbiamo cominciare a farlo perdere da qualche parte. Capone Giuseppe con un tempo di 24 netto. Secondo classificato nella gara di Barrel Racing, il nostro carissimo amico e grande veterano nel mondo dei cavalli, Francesco Carè, con un tempo di 20,1. Un applauso a Serra Horse. Il primo classificato nella gara di Barrel Racing sono io. E infine volevamo premiare tutti i ragazzini che oggi sono stati, intanto premiamo tutti i cavalieri presenti con una medaglietta che abbiamo qui, abbiamo sbagliato a non darla prima, però cerchiamo di rimediare. Premiamo come ogni anno il cavaliere più anziano, che in questo caso non so chi sia, perché è brutto chiedere l'età. Duino, no, sono molto giovane, no, non passa. No, guardiamo il cavaliere più anziano, è passeggiato. Cavaliere più anziano, no. Quale? No. Il cavaliere più anziano, penso che sia, non è un'offesa. Ah? Sì, il cavaliere più anziano è... Sì, lo premieremo lo stesso, è Bruno Corica, che purtroppo è andato via un pochettino prima. Un applauso per Bruno Corica, comunque che non c'è, ma è un grande amico presente sempre al nostro fianco. Cavallo, sì, dimenticavo che il cavallo è un cavallo di 30 anni, Bruno è il cavaliere più anziano. Premiamo infine il cavaliere più giovane, che in questo caso è mio figlio Francesco, che dopo tanti... Dopo tanti anni. Bravo Francesco! Ha cominciato ad andare a cavallo, quindi è giusto premiarlo. Francesco, scendi dal trampolino e vieni, così ti premiamo. Denise, mio nipote, dov'è? Perché ha fatto l'entrata anche nel campo oggi, è stata la mazzurra più giovane. Per la grande amicizia e stima che ci unisce come gruppi, a parte le chiacchiere che negli anni si sono create e che si continueranno a creare sempre,
ma l'unione fa la forza e penso che l'abbiamo dimostrato oggi con la presenza di amici stretti e intimi che sono sempre con noi, cominciando da Serra Orso e finendo a tutti quanti. Un applauso a tutti, vi ringrazio per la partecipazione e per l'assidua presenza che ogni anno ci onoriamo. Tra 5-10 minuti faremo l'estrazione del biglietto e poi c'è il taglio della torta con le foto. Sì, adesso premeremo anche ragazzi, perché è giusto. Intanto io vi lascio, una buona continuazione, vi aspetto lì sul lato torto, sì, mangione. Sì. No, un attimo che diamo i premi, un attimo che diamo il busto. C'è l'estrazione, Raffaele! Sì, faremo l'estrazione e poi ci sposteremo da quella parte. I due figli. Durante. Posto. Nicola Durante. Vabbè, a me la medaglia. Quello là io. Passo. Nicola. La medaglia sul trasferto. Grazie. Primo posto Capone. La pole, poi c'è la gara di velocità, prima Alessia Gilletta, Damiano secondo posto, Clemente Geniti il terzo posto, la busta Clemente, bravo Clemente, abbiamo finito con le premiazioni, adesso faremo l'estrazione premi, ci siamo, scusate un attimo di attenzione, se un ragazzino, Francesco, giusto? Francesco Geniti, vieni qua. No, Francesco, per esempio. Allora, un bimbo piccolo per fare l'estrazione. Signorina, vieni, dai. E per favore inquadri lì. Allora, devi fare una cosa, devi mettere la manina, all'interno devi muovere i biglietti. Capito? Metti la mano. Fermo. Se per favore potete inquadrare qui, un attimo soltanto, partiamo dal 15° premio, cioè dall'ultimo, prendi un biglietto, uno soltanto, numero 233, Cosimo Pertucci, un buono spesa da Sweet Grace, da 100 euro, Gigi mi puoi mantenere per favore? Andiamo al 14° premio, prendi un bigliettino e me lo passi per favore. Papà, io? Sì, 14° premio, 2091. Entrata per 4 persone in Fiera Cavalli, però non ho il nome. Presidente, alla grande. Magari. Ma niente, quindi era un falso. Vabbè, rimane sospeso questo biglietto. 2091. Me lo puoi mantenere per favore, Gigi? Andiamo con. Ah, l'ha vinto il nostro Brunello di Radio Serra. Con entrata a Fiera Cavalli per 4 persone. Complimenti a Brunello. Andiamo con il 13°. Un attimo, no. Tu l'hai già preso uno. Vai sotto per favore, amore mio. Adesso andiamo con il 13° premio. Faccio uno. No, lo fa lui e poi lo fai tu. No, metti la mano, mettilo di nuovo e metti la mano dentro. Sotto, gira la mano. Allora, 13° premio. 6575, nonno Gregorio Brognaturo. Bravo! Cena per 4 persone del Villa Rosa. Adesso Francesco, metti la mano in fondo, gira e prendi un biglietto. Questo è il 12° premio.
non c'è il nome, è il 1068, dodicesimo premio, buono spesa da 200 euro da Puzzima Jimmy. 1068, questo rimane sospeso, mettilo qua per favore, gli altri no, ce ne sono ancora sospesi. Francesco, scendi, signorina, metti la mano in fondo, gira. Allora, undicesimo premio, buono spesa 200 euro, Conad Simbalio, 5460, numero 5460, niente, non c'è nessuno. Si spiegano tutti. Con la penna. Ah sì, sì, oh, sì. Scusi, la penna. Vabbè, ma c'è la diretta. Sì, c'è la diretta, giusto, perfetto. Allora, Giolo, tu fai, metti la mano in fondo, un attimo lo facciamo girare. C'è in diretta. Sì, ho bisogno di girarci. Metti la manina, gira. Prendi un biglietto. Scusate, siamo rimasti da sé. Gigi, forse spenderò. Dai. Dai, porta fortuna. Ci siamo? Sì. Questo è il buono, il decimo premio, buono 100 euro carburante da Mol Spadova. Ceniti, non si capisce, ah, forse Ceniti Giuseppe, sì, Ceniti Giuseppe, un buono carburante da 100 euro. No, ah, scusate, sì, scusate, 6983. A posto, adesso un'estrazione al nostro, ah sì, la signorina, fermo un attimo, ah, può fare anche da sotto, vai tranquilla, metti qua, metti la mano, uno, nono premio, 200 euro, di buono la Selleria Baldo, il numero 2402. Nessuno, nessuno è il 2402? Ok, adesso mette la mano, no no no, avete già fatto voi, mette la mano, ah, Giuseppe, amico, la signorina, oh, scusate, fermate, 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 ah c'è Giosuè, metti la mano, Giosuè in fondo, gira, no in fondo, vai vai, gira 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 gira, solo uno, uno solo, salvalo, sì. Allora, sì, sì. Ottavo premio, percorso Spa, numero 187, sì. Scendi Giosuè per favore, adesso chi c'è? Sali dal... Pablo! Metti la manina, gira, prendine uno soltanto, dammi. Allora, 200 kg di mangime, numero 7, al settimo posto, scusate, numero 2331, settimo premio 2331. No, adesso Tigri, sì, sali, piano, scendi da quella parte, per favore, vedi che c'è una scala. Ferma. Allora, una sella inglese al sesto posto, il numero 6095, numero 6095, nessuno, adesso una, sì, fammi muovere un po', adesso la nostra stazione al nostro amico Tuino, mettiamo nel fondo, fai girare, prendi soltanto un biglietto. Allora, quinto posto maialino, 11,62 il biglietto vincente, 11,62, chi l'ha vinto?
Nessuno. Molta gente che se ne adesso vede. Sì, la signora Bruna, prego. Quarto posto, il quarto premio cellulare numero 5516, Stella Ciancio, Acquaro. 5516. Un cellulare, non lo so che cos'è. Allora, adesso un altro ragazzino che può. Nicola, vai a pescare, dai. Dai Nicola, allora, uno è il bimbo e uno poi Nicola, dai, bimbo, vieni qua. No, 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 vieni, 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 vieni tu, vieni. Metti la mano. No, no, da sotto, anche da sotto, non c'è bisogno di sopra. Metti la mano in fondo, gira. 5937. Terzo premio in televisore. 5937. Adesso Nicola, metti la mano in fondo. Ah, dammi, dammi, dammi. Il televisore l'abbiamo detto, giusto? Secondo posto una sella americana, Francesco Suppa, numero 6459. La sella presa per me. Sì, sì, questo è il secondo premio. Perfetto. Adesso andiamo per il primo premio che è un puledro. Adesso il cuore strano, un volontario per il primo premio. Dai Bruno, vieni tu, dai Bruno, 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 vai Bruno, in fondo 5.900. In fondo? No, oh, un Bonzo ha vinto la televisione. Fortunato l'amico Bonzo, complimenti, numero uno. Adesso vediamo per il primo premio, c'è un nome Rocco, 6049, puledro vinto da Rocco, non so chi sia, 6049, prestazione premi, cosa vincono? Vincono puledro, prestazione premi è conclusa, adesso ci possiamo avvicinare lì al banco, grazie a tutti di nuovo. Adesso faremo grazie a tutti, grazie ai ragazzini che hanno partecipato alla situazione. E con questa bellissima torta fatta da Andrea Spatola, Sweet Grace, chiudiamo questo terzo equiraduno di Slero Ranch.